Benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi finalmente porto sul canale qualcosa che non facevo dall'incirca quasi un anno. Sto parlando di un book tag. Sono stata taggata da Giada, ovvero Reading Can Save Us, sullo Stranger Things book tag. Ovvero, ci sono 10 domande, mi sembra, forse di meno, comunque, sulla serie TV Stranger Things, che sinceramente ho amato tantissimo e che consiglio a tutti voi perché è qualcosa di nuovo e creepy, insomma, è veramente veramente molto bello. Però direi di iniziare con le domande. E sappiate che mentre prendo le domande, io avrei risposto a tutte queste domande con Akomaf, ma andiamo avanti. La prima domanda è: intro epica, la sequenza d'apertura di Stranger Things è meravigliosa e cattura davvero la tua attenzione. Nomina un libro che ha catturato la tua attenzione dalla prima pagina. Il libro che vi nomino è The Young Elites di Mary Lou. Appena ho letto la prima pagina di questo libro ho detto wow, wow, che poi è una cosa molto semplice perché dice semplicemente I'm going to die tomorrow morning, ovvero morirò domani mattina. E cioè, non lo so, questa cosa mi ha messo curiosità. Ho detto, wow, cavolo, voglio sapere. E quindi sono andata avanti. E infatti amo questo libro. Domanda numero 2: Dungeons and Dragons, che tra l'altro amo. Nomina un mondo fantasy che vorresti sperimentare su te stesso. Ovviamente. Ho scelto questo libro perché in generale amo in realtà tutto il mondo che Sarge Maas ha costruito per Akotar, ma amo molto di più la Night Court che troviamo in questo libro qui, perché amo la notte, amo il buio e le descrizioni di questa corte e della città che viene descritta in questo libro le sento molto vicini e molto affini a me, quindi assolutamente vorrei vivere qui dentro, vorrei vivere a Velaris e diamine, se potessi dare qualcosa, qualsiasi cosa lo farei per vivere in Akomaf. Terza domanda, Squad Goals. Quando Eleven, ovvero 11, ha incontrato Mike, Dustin e Lucas, è stato un team per lo più perfetto. Nomina il tuo gruppo di amici libresco preferito. Io non sapevo chi nominarvi perché tutti quelli che amo finiscono per odiarsi o comunque non c'è effettivamente un gruppo solido che amo insieme. Vi avrei risposto Akomaf, ma non mi sembrava propriamente il caso. E quindi vi rispondo con Ignite Me. Non è proprio un gruppo, in realtà è un gruppo composto da due persone, ecco. Ovvero Juliet e Kenji. Perché loro due insieme sono meravigliosi e Kenji è un amico per Juliet, un vero amico per Juliet. E non c'è un secondo fine. Quindi boh, è un'amicizia pura che mi è piaciuta tantissimo. Quarta domanda, alfabeto e luci di Natale. Joyce Byers impazzisce di dolore dopo che Will scompare. Nomina il tuo personaggio mentalmente instabile preferito. Allora, il mio personaggio mentalmente instabile è Nathan. Perché, chiariamoci, nel senso, lui sì, ok, c'ha i suoi momenti di lucidità, però molte volte è un po' mentalmente instabile, soprattutto nell'ultimo libro. Mi piace tantissimo come personaggio perché nonostante la sua instabilità mentale, in realtà è un bellissimo personaggio, è molto umano e non lo so, io amo Nathan completamente, quindi io scelgo lui. Quinta domanda, il sottosopra. Nomina un libro che era l'opposto di quello che ti aspettavi. Ve lo metto qui perché in realtà non ce l'ho in cartaceo e si tratta di Wink Poppy Midnight. In realtà è stato l'opposto perché io mi aspettavo tutta un'altra cosa, mi aspettavo un omicidio, aspettavo chissà quale grande segreto dietro questo libro e in realtà zero, mi ha lasciato completamente con l'amaro in bocca, delusissima, infatti non l'ho comprato. Sesta domanda, scienziati pazzi. Al dottor Brenner piace ottenere mostri slash anomalie dall'umanità. Nomina il governo distopico più mostruoso a cui puoi pensare. Ed ecco a voi la fiera della banalità. In realtà non ho letto molti distopici, quindi vi nomino Hunger Games perché secondo me vivere con l'angoscia fino ai 18 anni che devi partecipare a un gioco contro la tua volontà dove devi uccidere delle persone altrimenti vieni ucciso e quindi stai con l'ansia perenne che in realtà verresti ucciso, perché nel mio caso sì, verrei uccisa, ecco, non è tanto bello e felice. Settima domanda, Demogorgone, nomina una creatura spaventosa di un libro che non vorresti uscisse dalle tue mura. E fine della banalità numero 2. Allora, nomino The Maze Runner, il primo e il secondo, quindi Labirinto e la Fuga, perché nel labirinto ci sono quei cosi osceni che non vorrei mai incontrare
nella mia vita, perché oh mio Dio, e nel secondo ci sono i tizi che hanno contratto la malattia, che veramente mi ricordano tanto The Walking Dead e non vorrei mai incontrare nella mia vita, perché io ho l'angoscia di queste cose e quindi no. E siamo all'ottava domanda, ovvero l'ultima domanda finale con cliffhanger. Nomina un libro che una volta finito ti ha fatto venire voglia di averne di più. Questo libro è il cliffhanger più cattivo del mondo. Chi ha letto questo libro lo sa. Lo sa, perché Spada di Vetro non può finire così. Voi ditemi, io come cavolo aspetto febbraio 2017, perché io non si fa. No. E poi comunque anche qui c'è un personaggio mentalmente instabile che volevo nominare, voi sapete chi è, io lo amo totalmente, completamente folle. E quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Non amo spesso fare i book tag, ma quando ci sono queste domande abbastanza semplici a cui rispondere, mi piace veramente tantissimo e mi diverte. Non so effettivamente chi ancora non l'abbia fatto, oppure chi ha visto effettivamente Stranger Things, ma colgo l'occasione per taggare Antonio di Anto Book Addict, perché ha appena aperto il canale e quindi deve fare questo tag, ed è anche un modo per costringerlo a vedersi Stranger Things, perché mio Dio, quella serie che cosa non è. Quindi se non avete ancora visto Stranger Things, andatevelo a vedere, e se avete un canale YouTube e avete amato Stranger Things, fate questo tag perché è bellissimo. Quindi come sempre io vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto, di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto, commentate, voglio sapere che cosa ne pensate di questo tag e di Stranger Things. Noi ci vediamo la prossima volta, vi mando un bacio, ciao pumpkins!